Buongiorno a tutti. Oggi presento una macchina fantastica. Questa si chiama Horseman Convertible. È stata ideata con quasi un sogno di creare un sistema, completo. In realtà è andata al fumo, nel senso non che questo è il livello prototipo, e però il progetto è nato e svanito quasi immediatamente. Questa è stata presentata da Horseman. In realtà la ditta che ha commissionato, Komamura Shokai si chiama, va bene, fa niente. E guardate, vedete che è veramente bellissima, cioè tutto questo è corpo macchina, ok? Corpo macchina, ottica intercambiabile, perché questo qui si inserisce in questa maniera, no? E quindi teoricamente volevano fare tanti obiettivi da poter, cioè proprio mettere, togliere, cambiare in un corpo macchina piccola, leggera. Poi ne hanno fatti tanti altri dopo, no? Guardate questo obiettivo, Horseman 62 mm 5.6, un obiettivo comunque simmetrica, una ottica simmetrica, e quindi hai la qualità veramente è molto buona, e perché è facile creare un obiettivo non luminosissimo, 62 mm 5.6, e quindi abbastanza facile da costruire in un obiettivo simmetrico di qualità. Quindi è partito con questo obiettivo che allora, dorso è 6x7, 6x9, 6x7, e questo obiettivo equivale a 30 mm, 31 mm, mentre sul 6x9 equivale a 27 mm, 28 mm, quindi medio grandangolare, no? Quindi tu ce l'hai 30, 32, 31 mm oppure 27 mm, secondo il formato di pellicola che tu metti. E guardate, è molto semplice, cioè questo è una baionetta, cioè chiusura apertura classico del medio formato 6x7, 6x9, eccetera eccetera. E quindi il dorso di questo Horseman è intercambiabile, e quindi proviamo a mettere qua, così semplicemente tu chiudi e già è pronta, diciamo un po' approssimativa, perché questo qui ad esempio è una correzione parallasse per sotto 2 metri, cioè logicamente angolo di campo riduce un pochettino, però riduce rispetto a che cosa? Cioè, rispetto a questo qui che non è proprio precisissimo. Tuttavia guardate, è una macchina leggera, cioè proprio portatile a 6x7, 6x9, è facile, leggera. E poi questa è armamento otturatore, poi scatti con questo qui, è semplice, otturatore Copal, fatta veramente, cioè proprio con una semplicità. Questa è una macchina medio formato di un sogno di Horseman, che oggi dopo 50 anni viene venduta comunque ben sotto a 500 euro. È una macchina secondo me molto, ma molto carina, fa anche parte dei sogni realizzati nella storia di fotografia, o ci sono anche, come tanti altri, i sogni svaniti col tempo. Questo è quasi immediatamente svanito, questo sogno. Beh, però sempre fa parte di storia molto interessante di macchina fotografica e della fotografia, e noi siamo qua a ammirare
è ancora utilizzabile, perché utilizzabile, cioè pienamente utilizzabile, andare a fotografare, sì, cioè ottenendo anche un'ottima qualità. Bene, buona giornata e a presto.